Libri tattili per tutti. Questa è l'idea inclusiva che ha spinto la Biblioteca Braille di Baia Flaminia a intraprendere questa avventura. Una serie editoriale composta da decine di libri illustrati in stoffa e realizzati artigianalmente, grazie anche al coinvolgimento del Liceo Artistico Mengaroni. Da sempre frequentiamo le biblioteche, frequentiamo la biblioteca Braille e quando la biblioteca Braille ha vinto il bando, ci è stato chiesto di poterci inserire con appunto la creatività dei nostri studenti. Abbiamo aderito in maniera entusiasta. Già avevamo fatto dei percorsi di illustrazione tattile proprio per, come dicevo prima, per affrontare il discorso della diversità, ma come potenzialità, perché secondo me una illustrazione che da bidimensionale diventa tridimensionale è appunto raggiunge il massimo della sua espressione, no? Perché i cinque sensi devono essere attivi praticamente nello stesso momento, quindi è fantastico. I libri tattili che siamo andati a creare, che erano il cuore di questo progetto, sono arricchiti da un QR code posto sul colophon che permette ai genitori o ai bambini che utilizzano questi libri di poter anche ascoltare e quindi musiche, la lettura ad alta voce attraverso le nuove tecnologie, quindi per poter essere sempre maggiormente inclusivi. Purtroppo sono libri costosi e preziosi proprio per il tanto lavoro che c'è dietro ed è un lavoro artigianale, quindi la richiesta, diciamo, non è, soddisfa, la produzione non soddisfa la richiesta del mercato. E il progetto è iniziato l'anno scorso grazie alla collaborazione, io la chiamo Ninna perché le voglio un grande bene, perché veramente ha offerto al Liceo Artistico Mengaroni un'opportunità preziosissima. Quindi la classe terza C, che l'anno scorso ha iniziato a lavorare, attualmente quarta C, perché è un progetto che ha avuto una durata biennale. Mi batte forte il cuore. E veramente per noi è stata un'esperienza molto bella ed emozionante. Abbiamo sperimentato materiali diversi e linguaggi diversi, linguaggi inclusivi. Per far conoscere meglio il mondo dei non vedenti agli studenti c'è stato un percorso, c'è stata una ricerca dietro. Sì, perché il mondo dei non vedenti è difficile capirlo. Quindi ai ragazzi abbiamo proposto un iter di formazione con un tiflologo. E i ragazzi hanno fatto degli esercizi a scuola con le bende agli occhi in cui si lanciavano, si davano in mano dei materiali e i ragazzi dovevano riconoscerlo. E i materiali man mano sono stati scelti dai ragazzi, quindi anche questa è stata una ricerca lunga, perché essendo rivolti ai non vedenti, prima di tutto il materiale deve essere capito, il materiale e le forme devono dare l'idea di quell'oggetto, oppure devono servire a conoscerlo quell'oggetto, e per un non vedente questa è la prima cosa. Sono veramente libri da 0 a 99 anni. Io stessa ho potuto verificare in compagnia della mia mamma malata e con varie problematiche che lei si divertiva a leggerli nella maniera giusta, li toccava e provava emozioni e sorrideva quando il materiale era veramente morbido ed era accogliente ed era confortante e lei mi diceva bello.